Ciao ragazzi, forse non mi avete mai visto, ma io sono il reporter del famoso caso di Marco Gesso. Sono il reporter del ragazzo che cercava appunto Marco Gesso. Per me è molto difficile parlarne, cioè sono rimasto da solo dopo che sono spariti tutti, sono scomparsi misteriosamente. Sto cercando di mandare avanti questa storia e parlarne con qualcuno finalmente dopo che tutto questo avvenimento è su... Ehi! Ehi! Ma tu sei... Sei ma tu! Lei? Sei tu! Ma tu chi? Ma io non ti ho mai visto... Ma sei il reporter! Sei tu! Eri sparito, io ti ho cercato ovunque! Senta, ma lei è pazzo! Ma come sono che pazzo? È il reporter, ma se ne vada per favore! Ma non ti ricordi? Sono io! Sono io! Aspetta, sono io! Abbiamo cercato Marco Gesso insieme, siamo andati dal ciccione, te lo ricordi? Ci sono io! È uno scherzo? No, non è uno scherzo, sono io! Sono io! Tolgo la telecamera un attimo, che io mi faccio... Io non l'ho mai vista prima! Ma come non mi hai visto prima? Eravamo... Arrivederci, ho detto! No! Aspetta, no! Ma non puoi andartene, come fai? Adesso chiamo la polizia, eh! Ma mi stai prendendo in giro! Lei è un pa... Ma... Questa è una mappa del tesoro. Ma una mappa... Ha mai sentito parlare di un tesoro qui? Magari c'è un tesoro. Lo vedi che sei tu? Lo vedi? Cioè sei un reporter nato. Cioè sei un investigatore, cavolo. Come... Lo vedi? Ma perché non ti ricordi nulla? Ma io non ho mai fatto l'investigatore, lei si sta sbagliando, comunque. Come non hai fatto l'investigatore? Hai tutte le doti per farlo, hai appena visto soltanto un foglietto, vuoi trovare una mappa del tesoro. Ma lasciamo perdere la storia del reporter, è una cazzata, io e lei ci siamo appena visti, appena incontrati. Ma però no, questa storia del tesoro mi interessa. Allora, se le va, visto che ha voglia di fare il gioco del reporter, l'investigatore... Mi aiuta a cercare il tesoro, adesso sono proprio curioso. Va bene, ci sta? Sì. Qua la zampa. Raga, io sono sicuro che è lui. È lui, cazzo. Lo ricordate? Cioè, non sono pazzo. Non so da dove sia sbucato, però so che è lui. Incredibile, cercherò... Adesso lui si è impuntato con questa cosa del tesoro. Cercherò di aiutarlo soltanto per vedere che cosa è successo. Io non capisco. Cercherò di fargli recuperare la memoria e vedere cosa è. Smettila di parlare, dai. Concentriamoci. Sì, andiamo. Se vuole fare il detective, andiamo, dai. Andiamo. Dovrebbe essere un uscellino. Stiamo... Allora, guarda. Sì. Aspetta un attimo, perché sulla mappa c'è un segno, ok? Che potrebbe essere quello lì, guardalo. Riprendilo, inquadralo. Forse ci siamo. Ma quella è merda. Stai dicendo, quella è merda. E andiamo. Ti spaventi anche per i bambini. Era un bambino, stava correndo. Ok. Allora, se non era questo il posto segnato dalla merda, cioè che in realtà questo era segnato dalla merda, dovrebbe essere un chilometro più avanti. Segnato effettivamente. Ma non, cioè, mi sembra dettagliatissimo tipo... questa mappa. Beh, al massimo l'avrà fatto qualcuno di fretta, cioè secondo me anzi l'ha fatta qualcuno per non farcela vedere benissimo. Cioè, perché dovrebbe fare una cosa del genere? Perché una mappa chiara non ha senso, cioè segui la mappa, se è chiara il tesoro lo trovi in un attimo, capito? Quindi è fatta apposta, guarda, si vede, fatta apposta da qualcuno che ha veramente studiato questa cosa, si vede benissimo. Uh-huh. Guarda, tra l'altro qui c'è anche la città. E palesemente qualcuno molto furbo. Ma sei sicuro che è vicino?
Sì, abbastanza vicino. Oh, bambino di merda! Che è successo? Un cazzo di bambino che è accorso qua, se n'è andato laggiù. Un cazzo te ne frega. Raga, sembra di stare in un déjà vu. È come quando cercavamo, come quando eravamo un paio di mesi fa insieme a lui, mentre cercavamo Marco Gesso. Che ha detto? Marco Gesso. Sai che sembra di averlo già visto quello con i capelli lunghi. Ma sai che anch'io credo di averlo già visto, non mi è nuova quella faccia. Boh, non lo so. Vabbè, andiamo avanti. Oh, ma che cazzo fai? Aspetta! Culo coglione! Sti bambini di merda! L'hai preso? Mi ha fatto venire un infarto, porca puttana! Ma che cosa vuole? Che ne so io! Perché forse vuole? Forse questa mappa vale veramente, te l'ho detto. Andiamo, va! Ma sei un vero ma tu davvero non ti ricordi nulla? Smettiamo con questa storia, dai! Ah, andiamo, dai! Fermo, fermo! Allora, secondo questa mappina del cazzo, questo è il posto. Scendiamo. Ci sei? Sì. Allora, trova la X. Devi trovare una X per terra. Ok. Segnata con qualcosa, non lo so. Eccola lì! Dove? Eccola. Sì. Lo sapevo, c'è veramente un tesoro! Saremo ricchi, cazzo! Ok. Ok, scaviamo. Ma che cazzo? Ma sono solo 20 centesimi. Te l'avevo detto che erano solo una mappa di un bambino, una cosa infantile. Avevi ragione tu. Hai visto che non sono un investigatore come dici tu? Ma non è vero, non è vero. Aspetta. Però tu da una cosa infantile sei riuscito ad entrare nella testa del bambino e portarci fino a qua, in tempo zero. Ora si spiega tutto, perché alla fine il bambino ci lanciava le cose e voleva la sua mappa, cercava i suoi 20 centesimi, ora anche mi dispiace, gli ho tirato un ramo in faccia. Vaffanculo. Che facciamo adesso? E io ritornerei a casa. Ma non ti fai offrire almeno un caffè? Vorrei parlarti, vorrei vabbè, dirti delle cose. Vabbè, dai, prendiamoci sto caffè e leviamoci dai coglioni sto punto. Senti, facciamo una cosa, invece di prendere il caffè al bar ti andrebbe magari, non so, sederci. Sì, sì, va bene. Stiamo un po' qui, okay. Vai. Però mi raccomando, niente domande sulla storia Marco Gesso, quelle cose lì, ok? Ok. Ma io ti ho già visto. No, non credo. Lo conosci? No. Tutto a posto.